Amici di willsmack.it, oggi vi presento il nuovo casco della casa spagnola LS2, un casco sviluppato dai suoi piloti nella MotoGP per raggiungere prestazioni davvero ai top di classe per tutti gli utenti che ne hanno un uso soprattutto in pista e comunque con moto carenate molto sportive. Nel kit viene fornito, oltre al casco ovviamente, la sacca per riporlo, degli adesivi catarifrangenti che a piacimento possono essere applicati al casco per essere molto più visibili durante la notte, una visiera interna, o perlomeno una pellicola interna anti-fog per evitare l'appannamento durante le condizioni, diciamo, di molto umido o comunque di pioggia. Andiamo a vedere il casco. È un casco con una caratteristica essenziale, carbonio, ovvero la calotta esterna è in carbonio. Viene realizzata in tre taglie per, insieme agli interni, poi soddisfare la clientela dalla taglia interna XXS fino alla XXL. Caratteristica molto importante di questo casco è la visiera, una visiera spessa 3 mm con un'altezza più elevata rispetto alle altre visiere per andare incontro al pilota che in carena va a cercare l'orizzonte senza dover sforzare troppo il collo o la vista. In questo modo il casco, anche lavorando in questa posizione, la visuale è abbastanza ampia da permettere, essendo incarenato dentro la moto, una visuale molto più lunga. È una visiera con un blocco, infatti c'è un bottone di sgancio, dopodiché potete aprirla tranquillamente, così come quando l'andate a chiudere, finché non sentite il clack. Chiusura di sicurezza per evitare aperture alle alte velocità causate dall'aria. Areazione è divisa in tre settori: basso, medio e frontale. Il basso si ottiene con un pulsante presso la mentoniera interno, un po' difficile da raggiungere, soprattutto con i guanti, e perché c'è il deflettore interno. Abbiamo una serie di aperture, diciamo, mediane, che sono quelle dedicate più alla visiera, dove possa essere aperta e chiusa da questo bottone facilmente raggiungibile. Successivamente abbiamo due levette superiori, una a destra e una a sinistra, per aprire la ventilazione, diciamo, sulla parte superiore del casco. Tutta quest'aria che entra va in uscita sugli estrattori esterni. Casco che viene dotato anche di uno spoiler che aiuta a fare un vortice di estrazione dell'aria, oltre a una stabilità superiore alle alte velocità. La visiera è di tipo sgancio rapido, si apre e si interviene su questa levetta facendo lo sgancio. Vedete, è semplicissimo. Per rimetterla a posto, se ci riesco, basta un clic e siamo di nuovo operativi. Facilmente sostituibile, facilmente pulibile anche dopo un uso, soprattutto per la parte interna. All'interno il casco ha un paranaso che serve a dividere il flusso dell'aria del respiro da quello che va sulla visiera per facilitare l'antiappannamento. Gli interni sono completamente rimovibili, in più c'è una sicurezza supplementare che sono queste levette. In caso di incidente, se gli operatori di soccorso devono estrarre il casco, possono rimuovere i guanciali semplificando l'estrazione del casco dalla testa del pilota. La chiusura tra le più sicure sul mercato, ovvero a doppio anello, non è obbligatorio per andare in pista, però diciamo che è nettamente più sicura rispetto a uno sgancio rapido. Il sottogola è imbottito per dare comfort al pilota. Collare imbottito, la forma è leggermente allungata, molto stretto come calzata. Quindi vi consiglio sempre, come per le scarpe, i caschi vanno provati, vanno sentiti in testa e uno non è detto purtroppo che trovi sempre la sua taglia in tutte le marche. Diciamo che va sempre provato per trovare il proprio feeling con il casco, perché va tenuto su molto tempo e quindi potrebbe anche dare fastidio. Il prezzo. Stiamo parlando di un casco di 350 euro. Ovviamente cercando in rete si può anche trovare a meno, noi parliamo comunque dei listini. I colori: questa versione è la Fury, esiste una versione Fury alta visibilità con il giallo fluo e infine c'è la versione Solid Carbon, che è completamente carbon con delle parti opache. Questo casco lo useremo nelle prossime prove e vi invito a andare da un concessionario LS2 a provarlo e vedere se veramente questa calzata
va bene anche per voi per andare a provare e utilizzare veramente un casco al top della gamma. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sempre su questo canale per vedere le prossime novità.